Buona domenica e bentornati al solito appuntamento con le news della settimana, il format del canale più amato da tutte quelle aziende asiatiche che producono doll in scala 1 a 6 e non, che rilasciano una nuova doll identica a quella uscita un mese prima, cambiando un paio di accessori e vendendola come una nuova doll. E ovviamente sto parlando di Hot Toys, mamma Hot Toys, con un nuovissimo Iron Man, ragazzi. Ci spenderò giusto due parole, perché non se ne può più. Hot Toys, proprio stamattina, perché vi ricordo che io registro di sabato, ha rilasciato questo annuncio su un nuovo Iron Man, sempre tratto dall'Avengers Campus, una Mark 80 identica a quella annunciata forse un mese fa o poco più, identica ragazzi, con qualche piccola differenza soltanto in termini di accessori, almeno questo è quello che ho avuto modo di vedere. Infatti vi scorro le immagini molto rapidamente, ragazzi, perché già ne abbiamo praticamente parlato. Quella già annunciata era con il simbolino di Disney, perché ricordo che l'Avengers Campus, se non sbaglio, dovrebbe essere la nuova attrazione a tema Marvel di Disneyland. E qui poi andrete a fare i confronti con il vecchio annuncio, ragazzi, appunto manca una sezione accessori che c'era nella vecchia versione e qui abbiamo come accessorio aggiuntivo lo Spider-Bot olografico. Tutto questo quindi con in edizione limitata a 2000 copie. Questa cosa, ragazzi, secondo me non si commenta nemmeno, quindi andiamo avanti perché c'è di meglio di cui parlare, ovvero Obi-Wan Kenobi. Anche qui io personalmente ho una piccola polemica da fare. Innanzitutto è stato rilasciato Obi-Wan Kenobi con un head sculpt completamente rivisitato. Anche in questo caso, come adesso vedremo, siamo un attimo su Facebook perché ancora sul sito di Hot Toys purtroppo non hanno messo le immagini aggiornate di questo nuovo head sculpt, però per quanti lo stessero aspettando potete vedere quanta differenza, e adesso vediamo anche quello vecchio, quello precedente, quanta differenza c'è in questo head sculpt, soprattutto è visibile in questa immagine. Ora, è già la terza volta nel giro di poco, le prime due volte è stato con Mantis dei Guardiani della Galassia e poi con Rocket Raccoon. Hot Toys, quindi, il giorno stesso in cui rilascia una doll, comunica di aver cambiato l'head sculpt e non ha fatto dei piccoli cambiamenti, ma spesso degli stravolgimenti. Questa cosa, purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, sta succedendo molto spesso perché è successa 3 volte nel giro di pochissimo. Ora, i cambiamenti sono sempre ben accetti, io già ne ho parlato in live di questa cosa, ragazzi, quindi se vi va recuperatela, la live di lunedì scorso se non sbaglio, e sono sempre ben accetti i cambiamenti, soprattutto quando sono migliorativi come in questo caso. Però per un povero sfigato come me, che per esempio aveva mancato il preordine di Obi-Wan, perché guardate, adesso sono sul sito di Hot Toys e questo era l'head sculpt precedente, io direi che c'è una bella differenza fra i due, e quindi questo Obi-Wan io sinceramente non l'avevo preordinato proprio per questo motivo, specialmente per il fatto che avesse un head sculpt che a me non convinceva affatto, ragazzi. Quindi avevo saltato il preordine e poi quindi mi aspettavo che magari se ci fosse stato un upgrade Hot Toys avrebbe avvisato nel corso di questo anno e mezzo, forse due addirittura, che abbiamo dovuto aspettare per il suo rilascio. Questa cosa non è mai avvenuta. Per altre doll è avvenuta, come ad esempio per Kaisa di League of Legends o per Spider-Man 2099, tratto da Across the Spider-Verse o Into the Spider-Verse, non ricordo. Ci sono stati dei cambiamenti, sono stati comunicati da parte di Hot Toys al pubblico, al mercato, con i giusti tempi, e quindi chi magari non l'aveva preordinato, anche se a un prezzo leggermente maggiorato, ha avuto la possibilità comunque di correre ai ripari, quindi di preordinare comunque la doll che aveva mancato proprio per magari il motivo dell'head sculpt. Invece sono appunto le ultime 3 volte questa cosa non è successa, perché Hot Toys lo stesso identico giorno in cui ha rilasciato la doll ha deciso di dire: ah, raga, vedete che abbiamo cambiato completamente l'head sculpt, adesso è figo.
E quindi tutti quelli che non l'avevano preordinata se la sono presa in saccoccia. Questa cosa ovviamente vale soprattutto per i mercati, magari per il mercato europeo, e loro non ci considerano affatto, perché in Asia è molto più semplice reperire le doll, si va direttamente al negozio, si prende, abbiamo cambiato le headscoop, non l'abbiamo cambiato, non è una cosa che è molto rilevante, però questa è una riflessione mia che mi sentivo di fare. Gradirei, cioè mi piacerebbe che Hot Toys, se decide di fare un cambiamento, lo comunicasse per tempo, perché io non credo che hanno fatto questo cambiamento radicale a questo head sculpt nel giro di una settimana. L'avranno fatto almeno un anno fa, 6 mesi fa avranno deciso di fare questa cosa, quindi comunicarlo al pubblico non sarebbe male, in modo tale che qualcuno magari potrebbe anche comprare una doll che altrimenti non hanno venduto. E quindi i soldi non penso che gli fanno schifo, hanno dato dimostrazione che non è mai stato così. Comunque, per Obi-Wan, ragazzi, non spendo tanto tempo, perché l'abbiamo già visto anche in fase di anteprima. È una doll secondo me eccezionale, adesso appunto a maggior ragione con questo head sculpt migliorato, bellissima da accostare alla DX28 di Darth Vader, che tra l'altro, ragazzi, è in arrivo, quindi la porterò sul canale ovviamente. E nulla da dire, ragazzi, quindi mi dispiace molto per questo Obi-Wan e vi rinnovo, se qualcuno volesse rinunciare al proprio preordine e passarmelo, sono qui e quindi fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ora, la vera chicca di questa settimana, lo saprete tutti sicuramente, è l'annuncio finalmente del T-800 Terminator tratto da Terminator 2 Judgment, The Judgment Day. Era una cosa che era già nell'aria, ragazzi, perché l'avevamo visto in occasione della fiera, non ricordo se era la fiera di Hong Kong oppure il San Diego Comic Con, non ricordo in quale delle due fiere l'avessero fatto vedere, già aveva mandato in tilt il pubblico e lo fa nuovamente Hot Toys con questo annuncio. Un annuncio che io personalmente stavo aspettando tantissimo, perché non ho la versione precedente, la DX13, e quindi per me questo ovviamente sarà un must have. La cosa che ha fatto impazzire tutti ancora di più, oltre alle fattezze dell'head sculpt e quant'altro, che adesso andremo a vedere un pochino meglio, è il fatto che Hot Toys ha annunciato che il vestiario, il giubbotto di Terminator del T-800 sarà in pelle vera, genuine leather. E quindi finalmente forse verranno zittiti tutti coloro che criticano l'azienda per i materiali scadenti, con le dovute ragioni. Quindi, ragazzi, io spero che questa cosa del genuine leather sia un punto di partenza per un upgrade definitivo dell'azienda verso materiali più resistenti, materiali più duraturi. Ma temo che, come secondo me non è stato per Beetlejuice, cioè magari lo sarà, ma secondo me non lo sarà, l'innesto ai capelli non credo che sarà lo standard d'ora in poi, non penso proprio. Secondo me anche in questo caso sarà una prerogativa di questa doll, ma non sarà, purtroppo i tempi ancora non sono maturi per avere la pelle vera su tutte le doll con del vestiario in pelle d'ora in poi. Ora, avete visto ovviamente le immagini mentre chiacchieravo, nulla da dire, un T-800 fenomenale con una base diorama con i LED, ovviamente tratta dall'ultima scena del film. Come vedete, genuine leather clothing, quindi pelle vera per i vestiti. Abbiamo entrambe le teste, perché quindi ci saranno due head sculpt, entrambe danneggiate, una un po' meno, una un po' di più, anche con l'occhio che si illumina, ragazzi, quindi figata. E ultimamente stanno circolando in rete delle differenze fra la DX13 e questa, dicendo che sono uguali. In realtà, ragazzi, io ho visto quelle immagini, non ho la DX13 in collezione, quindi non posso giudicare, ma posso vedere soltanto delle foto e non mi piace giudicare delle foto, ma comunque a me personalmente sembra che ci siano delle differenze non troppo evidenti, ma ci sono, e trovo che questa versione 2.0 sia migliorata. Ora, se voi ce l'avete in collezione, ragazzi, fatemelo sapere, perché mi interessa anche una sorta di dibattito in questo senso, quindi fatemi sapere se la prenderete
o meno, e se vedete questa differenza e questo miglioramento in questa 2.0 rispetto alla DX13. Stiamo parlando comunque della DX46 del T800 di 32 cm e 30 punti di snodo. Usciranno il terzo, quarto quarto del 2025, quindi per noi ragazzi sarà sicuramente il 2026. Ora, non vi leggo tutti i dettagli perché avremo un sacco di roba, avremo delle mani intercambiabili, varie paia di mani intercambiabili, poi abbiamo varie parti tipo il braccio che è danneggiato, abbiamo già detto due head sculpt danneggiati, abbiamo il costume, abbiamo visto qui adesso va a descrivere tutto il vestiario, ma abbiamo già visto che sarà in pelle vera, e lo ripeto per la terza volta perché non mi sembra vero. Poi abbiamo diverse armi come il mitragliatore, il fucile, la pistola, il lanciagranate e il bastone, il long rod sarebbe il bastone, quello di metallo, ragazzi, quello dell'ultima scena del film, cioè delle ultime scene del film, ecco. E poi un set di proiettili, di munizioni. Poi il tutto quindi sarà illuminato tramite LED, tramite connessione USB-C, ragazzi, quindi il nuovo sistema. Che dire, io sono contentissimo, qui vedete intanto il resoconto finale, è secondo me una figata sia a livello di head sculpt che a livello di tutto il resto, quindi pelle vera e quant'altro, ma soprattutto quello che mi piace tantissimo, ragazzi, è il prezzo. Perché il prezzo, io pensavo, quando ho visto l'annuncio, che sarebbe stata una dollara sopra i 400 euro tra due head sculpt, la pelle vera, i LED, questo e quest'altro. Invece Hottoys ci sta sorprendendo ultimamente a livello di prezzi, l'abbiamo visto anche con Beetlejuice, che il prezzo secondo me non è esagerato, vista la quantità di roba, visto la fattezza della doll. E qui infatti prezzo colosso dei nerd, ovviamente 369 euro, quindi sono strafelice doppiamente. E quindi a maggior ragione, ragazzi, questo T800 vi consiglio di mettere già da parte questi soldini per metterlo in collezione, soprattutto chi non ha la DX13, ma anche chi ha la DX13, ragazzi, è un giusto upgrade, anzi potrebbe usare il T1000 in forma liquida per andare ad arricchire ancora di più una edizione che da prototipo e da anteprima sembra promettere davvero benissimo. A proposito di T1000, Hottoys, adesso vedi che devi fare anche per farci un bel T1000 fatto bene. Poi, quindi andiamo su icolossodeinet.com, in realtà già ci siamo, dove vediamo velocemente gli ultimi arrivi. Avevamo visto Beetlejuice appunto a 349 euro, la Mega House ci dà questa bellissima statua di Lupin con la 500, fighissima, tratta da Lupin III. Revoltech Amazing Yamaguchi con questo One Punch Man, su cui sto facendo un pensierino perché è veramente molto figo, e la Revoltech ci ha fatto vedere già dei bei pezzi e quindi mi incuriosisce molto. Poi abbiamo la Mezco che fa questa 1:12 di Beetlejuice, è il periodo Beetlejuice come giusto che sia, e questo meraviglioso, vista l'uscita del videogioco poco fa, praticamente forse un paio di 3 o 4 giorni fa per PlayStation 5, questo piccolo Nendoroid di Astro's Playroom. Abbiamo già visto il Terminator, la DX46 da Terminator 2 di Hottoys, e poi a chiudere la wave dei Power Ranger anni 90, i Toys Battalion giallo e rosa. Gli altri sono già usciti e quindi questi andranno a chiudere la collezione. Bene ragazzi, quindi abbiamo visto un sacco di bella roba. Scusate se non ho speso particolari parole su Iron Man, ma basta. E un'uscita del genere uguale, identica a quella precedente. Poi magari mi sto sbagliando, magari ho letto male, ragazzi. Ho fatto la notte e non ho dormito, quindi magari ho le allucinazioni, ma a me sembra proprio una grande stronzata. Poi Obi-Wan sto rodendo ancora perché non ho fatto il preordine, mi hanno cambiato l'head sculpt proprio all'ultimo secondo. E qui potremmo aprire un capitolo riguardo questa cosa, ragazzi, quindi fatemi sapere cosa ne pensate voi qui sotto nei commenti, perché ne potrei parlare per diverso tempo e avrei diverse cose da dire, ma non posso in un video che deve durare massimo un quarto d'ora. E poi il T800, ragazzi, finalmente lo stavamo aspettando tantissimo, purtroppo dovremmo aspettare ancora un anno e mezzo secondo me per averlo sullo scaffale, però ne varrà sicuramente la pena.
Detto questo, buona continuazione di domenica, buon weekend, buon inizio di settimana, ragazzi, ci vediamo per i prossimi appuntamenti del canale. Non so se andrò in live questa settimana, dipende dal lavoro, poi ovviamente lo saprete. E poi ci vediamo all'appuntamento di martedì, giovedì e poi domenica di nuovo con la news della settimana. Ciao ragazzi, a presto!